Salve a tutti, siamo alla lezione numero 10. Parleremo di scale minori. Le scale minori sono derivate dalle scale maggiori, cioè nella loro forma naturale hanno le stesse note, ma iniziano da una nota diversa. Di conseguenza sarà diversa anche la posizione dei semitoni. Ad esempio, nella scala di Do abbiamo il semitono fra terzo e quarto e fra settimo e ottavo. Nella scala minore naturale di La, che è la sua relativa minore, abbiamo il semitono fra secondo e terzo e fra quinto e sesto. I due semitoni si trovano qui e qui per La minore, qui e qui per il Do maggiore. Queste sono perciò chiamate scale relative minori ed iniziano un tono e mezzo sotto la tonica della scala maggiore. La tonica della scala maggiore, per esempio, se è Sol, la scala sarà così. Con il Fa diesis, per avere il semitono fra settimo e ottavo grado. Una terza minore sotto ci sarà il Mi minore naturale relativo di Sol maggiore. Sempre con il Fa diesis. Andiamo avanti. Suoniamo dividendo il lavoro fra le due mani come illustrato. Suoneremo la scala così, con il dito numero 4, 3, 2, 1 della sinistra, 1, 2, 3, 4 per la destra. Ripetiamo la scala iniziando da La. Ora con la stessa diteggiatura suoniamo la scala di Sol maggiore e Mi minore. Esercizio numero 29. Suoniamo una serie di scale ascendenti tutte sui tasti bianchi e con la diteggiatura che abbiamo usato finora, iniziando dalle note riportate nell'esempio. Le note sono Do, Fa, Re, Sol, Mi, La, Fa, Do. Quindi cominciamo. Do, Fa, Re, Sol, Mi, La, Fa, Do. L'esercizio numero 30 è simile al precedente, iniziando da altre note che saranno Do, Fa, Si, Mi, La, Re, Sol, Do. Iniziamo. Do, Fa, Si, Mi, La, Sol, Do. Ora proveremo le scale discendenti. Svilupperemo l'esercizio come la prima misura, suonando le scale a partire da ogni nota indicata. Le note indicate sono Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Quindi, scala discendente, cominciamo con la mano destra, dito numero 4. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, E anche per oggi abbiamo finito. Grazie per avermi seguito. Alla prossima lezione.